Buongiorno a tutti ragazzi, nel video di oggi facciamo un po' di Q&A, domande e risposte. Parleremo un pochino di Australia, un po' di questi miti riguardanti l'Australia, certi li sfateremo e certi invece li confermeremo e darò un pochino in maniera superficiale di informazioni riguardanti questo continente. Ovviamente, come ben sapete, l'Australia è grande, è un continente. Cosa vuol dire? Che West Europa, quella in pratica dell'euro, entra all'interno del continente australiano. E vi faccio vedere da questa immagine qui. Come potete vedere, da est a west, quindi dall'est all'ovest, ci sta tutta l'Europa. Quindi quando si parla di spostarsi da una città all'altra, che può essere da Sydney a Perth, Brisbane, Sopra o Melbourne, Darwin, Cairns, queste città ci sono a migliaia di chilometri l'uno dall'altra. Ok, quindi le distanze sono giganti. Quando vedete il telegiornale in Italia che qualcosa succede in Australia, tenete sempre conto che sta parlando di un continente, come se dalla parte dell'Australia vedessimo qualcosa, succede qualcosa in Nord Europa e chiamiamo gli italiani dicendo: oh, ragazzi, state bene, ho sentito che in Europa c'è stato, che ne so, un terremoto e magari è successo in Norvegia, ok? Quindi sempre tenete in considerazione il fatto che le distanze sono gigantesche, quindi... Differenza come popolazione, ok, appena detto l'Australia è enorme, però la popolazione, che è sui 25 milioni di abitanti al momento, più o meno, è in pratica solo dispersa sulle coste, non vive all'interno perché la maggior parte del continente australiano è desertico e quindi non fa solo caldo, sabbia e non c'è in pratica niente. Quindi, come ho detto prima, se guardate le mappe, le città più importanti come Sydney è sulla costa. Andate sopra, andate in Queensland, Brisbane e sulla costa, Cairns e Darwin sono sulla costa e la stessa cosa vale per Melbourne, Adelaide o Perth in Western Australia, quindi la maggior parte della popolazione è tutta lì. Ci sono delle cittadine all'interno, più nel deserto, però o è perché sono centri minerari, altrimenti non c'è tanta vita lì. La gente dice sempre: non vengo in Australia perché è pieno di serpenti e ragni. Allora, dipende. Io, dopo tutti questi anni in cui che vivo a Sydney, dei ragni e serpenti, i serpenti non ho mai visti, sinceramente, anche perché Sydney è una città, probabilmente se uscite andate a West, quindi andate Western Suburbs, quindi andate al di fuori, che poi ci sono le Blue Mountains e tutta questa roba, ci sono i boschi, le foreste, tutte queste cose, probabilmente se andate a cercare i serpenti e i ragni ci sono. Nella città non l'ho mai visti, la gente si corica, ci sono una miriade di parchi da tutte le parti, la gente si corica tranquillamente nell'erba e dovessi anch'io farmi un pisolino in qualche parco lo farei tranquillamente senza preoccuparmi di ragni o di serpenti o cose del genere, mai visti. Magari qui in città potete trovare i ragni se andate a piantare le mani in qualche posto dove c'è ferraglia arrugginita o cose del genere, perché ai ragni piace l'umidità e la ruggine in generale. Squali e coccodrilli. Allora, ovviamente sono nell'acqua, ci sono, poi dipende anche di nuovo da dove. I coccodrilli qui a Sydney non ci sono, dovete andare su Cairns o Darwin, da quel lato nord che è il clima è tropicale, allora trovate i coccodrilli, li trovate anche in spiaggia là. I coccodrilli, infatti, le persone in spiaggia non ci vanno a meno che non siano spiagge circondate da una recinzione, e anche in acqua c'è una bella rete così che i coccodrilli non possano arrivare del lato mare, però in Sydney no, i coccodrilli non ci sono. Squali ovviamente ci sono. Ci sono un bel po' di spiagge qui come Bondi e cose del genere, e spiagge del genere hanno una rete antisqualo, cerca di chiudere e poi di tanto in tanto questi squali sono monitorati per vedere, hanno microchip, almeno quelli che girano sempre negli stessi posti, così che possono essere tenuti sotto controllo. Ci sono gli attacchi, non ce ne sono tantissimi, probabilmente le morti per qualsiasi altro motivo sono molto più alte. Io credo che, non lo so, nel 2020, 3, 4, 5 attacchi di squalo in tutta l'Australia, quindi di tanto ci sono, però la gente in realtà non ci fa tantissimo caso, si buttano in acqua, vanno a fare surf, non è che gliene freghi più di tanto. Ok, un'altra cosa, l'Australia è distante dal resto del mondo? Sì, è abbastanza isolato, più isolato di noi c'è la Nuova Zelanda, ci sono altri 4 ore di volo dall'Australia, quindi penso che questa distanza
sia un pro e un contro, dipende dai punti di vista. Da un punto di vista amici, cari, cose del genere, soprattutto per noi italiani, ovviamente ci vogliono 24 ore di volo nella migliore delle ipotesi, 23 e mezzo passando per Dubai. Quindi le distanze ci sono. Se dovete uscire non c'è modo da fare, le cose più vicine sono a 4 ore la Nuova Zelanda, o dipende dove siete, Bali, che è una meta turistica degli australiani molto gettonata, almeno prima del Covid, e altrimenti tutto è una botta di ore. Se andate in Asia sono 11, 10, 11, 12, 13 ore, quindi è molto lontano. Questa lontananza ha dei pro, ovvero economicamente è abbastanza slegata dal resto del mondo, benché abbia ovviamente certi commerci, certi agreements con la Cina sul carbone, su tutte queste cose. Però quello che mi è parso capire quando c'è stata la crisi globale nel 2006-2008, l'Australia l'ha avuto, ma era una roba piccola, confronto assolutamente non a livelli europei o americani. Quindi vuol dire che è abbastanza sicura da queste, al sicuro da queste crisi globali. E poi l'Australia, diciamo che il settore principale è l'estrazione di metalli, di minerali e cose del genere, è il settore primario, e non ha, scavano, se mandano, scavano e mandano, scavano e mandano, cioè a meno che qualcuno grosso decida da un momento all'altro di non comprare più le materie prime o risorse naturali. Punto numero 5, il cibo. Cosa ne pensiamo del cibo? Allora, il cibo in Australia è valido. Il livello del cibo in Australia è molto alto. Parere mio personale, cibo in Australia lo metto al secondo posto dopo l'Italia. Ovviamente quando uno vive all'estero è sbagliato confrontare con l'Italia, lo puoi fare, però in realtà non vivi in Italia, non puoi aspettarti di trovare cibo italiano. In realtà in Australia il cibo italiano c'è, e ce n'è anche molto. Ristoranti italiani ce ne sono molti. L'immigrazione dall'Italia è una cosa che è partita 100 anni fa, all'inizio del Novecento, e penso che abbia avuto più qualche grossa ondata, penso della Prima Guerra Mondiale, dal 10 al 25 era la prima, post Seconda Guerra Mondiale la seconda, poi negli anni 60-70 e poi adesso negli ultimi 7-8 anni c'è l'ultima ondata. Quindi di italiani ce ne sono un botto, ristoranti italiani e cose del genere con veri italiani dentro che gestiscono e fanno, ce ne sono anche molti. Quindi in realtà il livello è molto molto alto, considerando che uno di fuori, ho vissuto in Inghilterra in passato e ancora adesso non mi capacito come sia possibile che in Inghilterra non riuscissi a trovare niente nei supermercati di italiano. Trovavo delle sottomarche indicibili con dei gusti che lasciamo perdere, tipo napolino o cose del genere, ho detto delle robe, vabbè, lasciamo perdere. Mentre invece quando si cammina e si va in un supermercato qui in Australia, in certi momenti sembra proprio di essere in Italia, perché trovate tutto Barilla, Perugina, Ferrero, c'è un botto di roba. Cose principali che mancano da un punto di vista culinario nei supermercati, i formaggi, qui i formaggi non ce ne sono, sono delle robe plasticose, arancioni, che vabbè, e gli affettati, i salami, tutte le cose che abbiamo noi, si trovano delle cose impacchettate, però cioè no, quindi in realtà quelle due cose mancano, manca le brioche, quelle buonissime brioche che si trovano in Italia al bar quando uno fa fare colazione, qui invece è molto carente, trovi sempre le tre cose, pane o cioccolato che è una schifezza, banana bread che fa schifo pure quello, densità stellare, e forse i croissant quelli vuoti, però cioè queste tre cose sono le uniche tre cose che veramente sento la mancanza. Tutto il resto si trova tutto, si trova il caffè buono, il cappuccino buono, la pizza buona, e tutte queste cose si trovano. Meteo, ok, come abbiamo detto prima, il meteo dipende, se è un continente gigante, cioè quindi si passa veramente dal tropicale, che è sempre sui 30 gradi, 35 sopra nella costa del nord, è molto umido, a un meteo come Melbourne, che può essere tipo considerato a Londra, che fa freddo, non nevica ovviamente perché sul mare, però four seasons in a day, quindi nello stesso giorno potete beccarvi la pioggia, il caldo, il vento. Penso che come temperature vada dall'inverno quando fa freddo, freddo su 0-1 grado, su. Sydney è già più temperata, diciamo che in inverno durante il giorno ci sono sui 16 gradi, 16-17, anche 20 gradi. D'estate non è così calda, beh dipende, ci sono dei picchi, ci sono stati anche dei picchi negli anni scorsi dove faceva proprio caldo, però normalmente l'estate è abbastanza temperata, si va sui 30 gradi e così. Quindi bisogna vedere, forse Adelaide è un po' più mediterranea, un po' più il meteo stile italiano,
L'ultimo, caro vita con lavoro. Ok, qua ci sarebbe da parlare, da fare dei video interi su questo. Detto veramente così, in maniera superficiale, ovviamente costa di più. Il caro vita è più alto, si paga molto di più per tutto in pratica. Per tutto o quasi, ci sono delle cose che in realtà sono più cheap, sono più economiche rispetto all'Italia, tipo le macchine, gli autoveicoli costano meno. Direi, non lo so, sparo 30% meno sullo stesso modello, non chiedetemi come mai, non lo so, però costano di meno. La benzina costa un po' di meno e le autostrade costano di meno, si pagano ma costano di meno rispetto all'Italia, anche perché l'Italia avrà tra i prezzi più alti in Europa. Mentre invece il real estate, l'affitto, comprare casa, si parla di abbastanza. Diciamo che una casa in Sydney nei suburbs, cioè nella periferia, per una casa bellina, due piani, con tipo con tre camere da letto, cose del genere, tipo villetta, 800-850 mila in su, dollari australiani, penso che un dollaro australiano adesso sia 0,65, controllerò. E poi bisogna vedere, la città è abbastanza cara anche per gli affitti, monolocale ve lo pagate tranquillamente sui 1000 euro, 1100 euro al mese in su, e poi bisogna vedere, dipende, il mangiare costa abbastanza, dipende dove comprate, se andate a Chinatown e comprate l'insalata a Chinatown ovviamente costa meno, però se no i prezzi sono abbastanza, mangiare fuori costa, se mandate in fuori in due pizze, due bevande, 50 euro minimo credo, almeno 50 euro vi partono tranquilli con due pizze e due bevande. Il cinema sarà sui 12-13 euro biglietto, e i pullman direi che un abbonamento mensile in euro probabilmente sarete sui 100 euro al mese. Sì, costa di più, i salari sono più alti, di nuovo dipende da che lavoro fate, che cosa fate, diciamo che potete arrivare appena arrivati quando trovate un lavoro, ma bisogna vedere che campo, con 45-50 mila dollari all'anno lordi. Poi da lì fate un 20% quando dovete togliere le tasse, trasformate in euro e poi potete salire. Diciamo che un average arriva sui 70.000 all'anno e poi salite, dipende che lavoro fate. Un GP, un medico potrebbe anche guadagnare da 200-300.000 dollari all'anno. Dipende, quindi è molto... Diciamo che se avete uno stipendio da 70.000, cominciate a vivere bene, a mettere qualche soldino da parte e poi andando in su, salendo da quello stipendio in su, diventa valido. Dipende ovviamente sempre da qual è il vostro tenore di vita. Potete guadagnare anche 130 e però spendervi tutto, perché siete sempre fuori, spendi, fai una cosa e l'altra, ovviamente non è che rimanga tantissimo, bisogna vedere. Ok, più o meno i punti che dovevo coprire li ho coperti. Se avete delle domande o dei commenti, scriveteli sotto, e se sono delle domande più approfondite, va bene di nuovo, farò un video apposta. Premete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, ultima cosa, mi raccomando, iscrivetevi, o anche su Instagram, vita.livingabroad. Okay? Lì metto un po' più le foto quando vado in giro, quando vado e mangio qualcosa al ristorante, tac, foto al cibo e cose del genere. Ok ragazzi, di nuovo, buona giornata. Ciao!